Esercizio numero 7 del file Esercizi onde su esperimenti. Due altoparlanti distanti 3 metri, questi S1 e S2, le due sorgenti, emettono in fase con la stessa ampiezza la stessa nota, il primo sol sotto il la centrale della scala musicale. Calcola almeno una posizione di interferenza distruttiva e una di interferenza costruttiva diverse al punto centrale, che sarebbe troppo facile, in cui va posto il microfono sulla linea tra i due altoparlanti. Nel testo del problema non c'è scritto, ma si parla di onde armoniche, una progressiva verso destra e l'altra regressiva, due onde armoniche identiche. Sono onde sonore nell'aria. Devono essere armoniche, cioè sinusoidali, altrimenti non creano l'onda stazionaria. Il problema infatti chiede un punto di interferenza costruttiva, che sarebbe un antinodo, e poi un punto di interferenza distruttiva, che sarebbe un nodo. Ricordiamo che tutto dipende dalla differenza dei cammini percorsi. Bisogna vedere se questa differenza, che chiamiamo delta, di 1 meno D2, è pari a un numero intero di lunghezze d'onda. Allora lì abbiamo un antinodo. Se invece delta, che appunto è la differenza tra i cammini, è pari a un numero intero di lunghezze d'onda più o meno una mezza lunghezza d'onda, allora lì si crea un nodo, per colpa di questa mezza lunghezza d'onda che fa arrivare in controfase le due onde armoniche. Prima di risolvere il caso generale, sia per il nodo, per trovare tutti i nodi, che per trovare tutti gli antinodi, procediamo per tentativi perché è più intuitivo per capire all'inizio. E immaginiamo di prendere un punto a caso, un punto P, per esempio lo prendiamo a 200 cm da S1. E ci chiediamo se questo punto P è un nodo, è un antinodo, oppure nessuno dei due. Per capirlo dobbiamo calcolare la differenza dei cammini, cioè calcoliamo il cammino che fa la prima onda armonica, 200 cm, il cammino che fa la seconda onda armonica, 100 cm, la differenza tra i due è 100 cm, come indicato qua. E ci chiediamo se questi 100 cm è un numero intero di lunghezze d'onda, oppure un numero intero più o meno una mezza lunghezza d'onda, oppure nessuno dei due casi. Però la lunghezza d'onda non la conosciamo. Veramente non conosciamo neanche la frequenza di questa nota, che era il primo sol sotto al la centrale. Il primo sol sotto il la centrale. Più avanti impareremo a calcolare le frequenze di tutte le note. Per adesso limitiamoci a guardarla su questa tabella. La frequenza del primo sol sotto al la centrale sono 392 Hz. Dalla frequenza troviamo la lunghezza d'onda facendo l'inverso della formula, della solita formula della velocità. Lunghezza d'onda, velocità su frequenza, sono circa 86,7 cm. Dunque la nostra differenza di cammino, avendo scelto arbitrariamente questo punto P, che era di 100 cm, non è una lunghezza d'onda, non è due lunghezze d'onda, non è tre lunghezze d'onda, non è un multiplo intero di 86,7 cm. Quindi questo punto P non è un antinodo. Inoltre, questi 100 cm non corrispondono neanche a una lunghezza d'onda più mezza, oppure due lunghezze d'onda più mezza, e così via. Perciò questo punto non è neanche un nodo. Ora cerchiamo un antinodo, spostando questo punto P un pochettino più a sinistra. Perché un po' più a sinistra? Perché la differenza di cammino, 100 cm, è troppa rispetto ha una lunghezza d'onda che è 86,7 cm. Quindi adesso io voglio ridurre questa differenza di cammino e portarla a una lunghezza d'onda precisa. Quindi se la differenza di cammino diventa da 100 cm diventa 86,7 cm, abbiamo un antinodo, perché la differenza di cammino diventa una lambda esatta. Per ridurre quindi la differenza di cammino devo spostare il punto P un po' più a sinistra, così che queste due lunghezze, D1 e D2, diventano un po' meno diverse, quindi si accorcia la differenza tra di loro. Io devo accorciare questo delta di 13,3 cm, come è scritto qua. Allora devo arretrare il punto P di 13,3 cm diviso 2 a sinistra, in modo che questi 200 cm si accorcino della metà di 13,3 cm e di 2 invece si allunghi della metà di 13,3 cm. In questa maniera la differenza di cammino dovrebbe diventare 86,7 cm. Vediamo se è vero. 13,3 cm, la metà,
è circa 6,6-6,7, diciamo 6,6 cm. Quindi io prendo il punto P, arretro di 6,6 cm e quindi ottengo 193,4 cm. Allungo invece di 2, sempre di 6,6 cm, diventa 106,6. Quindi avendo perso 6,6 cm di 1 e avendoli acquistati questi 6,6 cm di 2, la differenza tra loro è diminuita, la differenza fra di 1 e di 2 è diminuita di 13,3 cm. E infatti se andiamo a calcolare questa differenza fa 86,8 cm, come spiegato qua, che è una lunghezza d'onda. Quindi riassumendo, ho accorciato di 1 di 6,6 cm, ho allungato di 2 della stessa quantità, di 1 è diventato questo numero, di 2 quest'altro, la differenza tra questi due cammini, questa è la lunghezza dei cammini, la differenza fra i cammini è una lunghezza d'onda adesso. Quindi ho trovato un antinodo che si trova appunto nella posizione A, questa qua. L'antinodo che ho trovato è quello che soddisfa la condizione che D1 è più lungo di D2 esattamente di una lunghezza d'onda. Quindi la differenza di questi due cammini è una lambda. Ma non è l'unico antinodo, perché la differenza tra i cammini poteva essere anche 0 lambda, per esempio. Era il caso banale escluso dal testo del problema. Cioè se io metto il punto A esattamente a metà, chiaramente la differenza dei cammini è 0, perché le due onde percorrono 150 cm entrambe e quindi arrivano in interferenza costruttiva, arrivano in fase e quindi qui c'è un antinodo. Qui c'è un altro, più avanti ce ne sarà un altro ancora e sarà quello che realizza una differenza di cammino tra D1 e D2 pari a 2 lambda. Poi magari ce ne sarà un altro ancora con la differenza di cammino pari a 3 lambda e lo stesso da quest'altra parte verso sinistra. Per trovarli tutti, questi antinodi, risolvo il caso generale. Io voglio che la differenza fra i due cammini sia un numero intero di lambda. N può essere anche uguale a 0, come abbiamo detto poco fa, e allora troviamo il punto centrale, il caso semplice. Se no N è uguale a 1, 2, 3, 4, trovo tutti gli altri. Questa è un'equazione con due incognite, che sono i due cammini, di 1 e di 2, quindi va affiancata con un'altra equazione, che è semplicemente la somma dei due cammini pari a 300 cm. Infatti, di 1 più di 2 fa 300 cm. È un sistema lineare, due equazioni in due incognite. Per esempio, ponendo N uguale a 1, quindi cercando di trovare lo stesso antinodo che avevamo trovato prima, così in modo un po' per tentativi, diciamo, risolvendo questo sistema si trovano le distanze che avevamo trovato prima, 193,4 cm, 106,6 cm.